Direi che ste luci fanno cagare. Allora, siamo stati al mare fino alle 7 di sera, qua. Invece in Italia praticamente erano le 1, l'una di pomeriggio. Praticamente voi stavate mangiando e io invece ero al mare. Fino alla sera. E adesso mi sono fatta la doccia, mi sono truccata un po', ma il trucco che avevo stamattina mi sono messa solo il correttore e basta. Non c'avevo voglia di truccarmi di più perché sinceramente ho caldo, ho sonno. È stata una giornata pesante tra ieri e oggi, guai. Ho dormito solo un'ora. Poi vabbè, siamo andati al mare, siamo stati 2 orette, mi sembra. Non abbiamo fatto il bagno perché c'erano quelli lì che usavano il... Come si chiama? Paracadute. Paracadute ed erano in mezzo, no? Tutte le volte che eravamo lì ho detto, vabbè, mi faccio il bagno, sono le 5 e mezza, perché ora che abbiamo mangiato 2 panini così al volo, avevamo fame. C'è neanche il tempo di sdraiarci o di dire vabbè, ci facciamo il bagno. Sono arrivati questi che, vabbè, il video l'avete visto, la clip l'avete vista prima. Mamma mia, una cosa assurda. E basta, abbiamo fatto questo. Adesso ho fatto la doccia. Questa volta ho messo il vestito nero. Devo solo mettermi le scarpe che ancora non le ho messe. Però oggi vado di vestito nero, anche perché non so voglia di mettermi magliette, ma di tutto e di più. Sono stanca oggi. Il fuso orario ci sta completamente fusando un cervello. Detto questo, volevo farvi vedere quello che ho usato. Cioè, fare una tipo di come mi sono trovata di questi shampoo. Così almeno li butto qui e non me li devo portare in Italia. Sono due della Gliss, che praticamente ho preso da Tigotà e sono da 20 ml. Adesso non so se vedete perché la luce fa cagare. E sono questi qua. Allora, sinceramente sono ottimi perché sono buoni. Ovviamente ne metti uno e ti fai i capelli lisci e non te li, cioè anche leggeri. Per cui come prodotto non è male, è buono. Ovviamente, vabbè, io ho il mio, per cui è inutile che compro questi qua. Però sono buoni, se li volete provare ve li consiglio. Anche per viaggiare così sono comode. Tanto sono 20 ml, ne ho usati uno al giorno, perché ovviamente è poco, non è che poi con la sabbia di capelli, eccetera. E io ve li consiglio, ovviamente per le ragazze. E intanto li butto così almeno non c'è bisogno che me li porto in Italia. E niente, vabbè, domani vi faccio vedere la camera, ve l'ho già detto. Non so quanto è durato questo video, se è durato tanto lo divido, ma se è durato poco vi metto insieme per questi 2 giorni. Vedrò come fare. Niente, adesso usciamo. Sto morendo di caldo perché qua, scusate, ma fa male il braccio. Aspettate. Vediamo se riesco a mettere qua con un bicchiere senza ca far cadere il telefono. Ok. Oh. Sì, è un po' scomoda perché è troppo alto. Vabbè, niente, adesso usciamo. Ho visto che ci sono dei mercatini piccolini, vicino praticamente quando esci dall'hotel, piccoli piccoli, che sono molto carini, però cerco di non comprare perché vorrei comprare l'ultime settimane, gli ultimi giorni, non adesso, perché adesso se no faccio fuori tutti i soldi. Poi qua i soldi non sono euro, ma ovviamente sono in baht. E direi che la roba non costa neanche tanto. Abbiamo speso 8 euro, giusto?
8 euro vi ho speso prima al ristorante. 14 euro. A 14 e 7. 7 euro in 2, sì, in 2. 14 euro in 2 abbiamo preso due Coca-Cole e due panini Con patatine. con le patatine che fanno loro ovviamente. In totale 14 euro, cioè 7 euro l'uno. E basta. Per cui diciamo che le cose non costano tanto. Sto morendo di caldo. Io l'ho aperta la finestra, solo che mi sembra che ho messo le tende e sto sudando. Però anche fuori fa caldo, perché quanti gradi ci sono? 24? Secondo me sì, ci saranno 24 gradi. Però non c'è da lamentarsi, perché meglio il caldo che il freddo, quello è sicuro. Niente, prima che parlo troppo, ci vediamo domani. Ovviamente io invece, se riesco, continuo a far vedere la sera, però non lo so, vediamo. Perché ho visto che c'è tanta gente in giro, sono più stranieri che italiani. E vabbè, in poche parole. E comunque, volevo dirvi anche questo per farvi ridere un pochettino. Allora, cosa è successo? Che il mio ragazzo si è dimenticato il numero della camera, no? Ovviamente io me lo sono ricordato, meno male. Il numero della camera è 144, invece lui pensava che era il 141. È andata dalla reception e gli fa 141 in italiano. Questa l'ha guardato male, come per dire, non ho capito. Allora io gli faccio: ma sei sicuro che è 141? E gli faccio: no, è 144. Allora l'ho guardata e gli faccio: no, 144. Vabbè, adesso l'ho detto male, però a lei io l'ho detto giusto. E praticamente 144 gli ho detto, però i numeri in inglese. Per fortuna qualcosina in inglese me lo ricordo, perché sennò eravamo ancora lì a dirgli il numero della camera. Mamma mia, già la prima figura è andata. Siccome non sappiamo l'inglese, perché qua sanno di più l'inglese e le altre lingue, italiano proprio zero, o comunica i gesti, oppure devi sapere almeno qualcosina in inglese. Per fortuna i numeri in inglese lo so, per qualcosina so le cose essenziali, le cose che vabbè c'è da dire e basta. Però cioè, l'ha guardato male, come per dire: ma questo cosa sta dicendo? E io poi alla fine gliel'ho detto in inglese, perché sennò questo. E niente, allora non so che ore sono, ma saranno le 8 qua, invece da voi saranno le 2 del pomeriggio. Per cui ci vediamo al prossimo vlog di domani oppure stasera. Vediamo se riesco a riprendere qualcosina. Io sto morendo di sete, però non ci abbiamo neanche l'acqua. Cioè, abbiamo bevuto due bottiglie in due, in pratica. E ho ancora sete. Adesso andiamo nei supermercati, cioè nel supermercato di qui, e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa da bere e da mangiare, perché oggi non andiamo, cioè stasera non andiamo al ristorante. Oggi saltiamo. Anche perché credo che andiamo a letto presto per svegliarci domani prima, per vedere un po' come funziona qua. Per cui spero che riusciamo. Poi ci hanno dato anche questo volantino, dove praticamente c'è questo ristorante che sopra è tutto in vetro e vedi praticamente i pesci, gli squali, di tutto di più. Solo che mi sembra che è troppo lontano. Adesso proverò a vedere sulla mappa, ma credo che è lontano. Però è molto carino da vederlo nel... E in più c'è anche l'acquario, che non lo sapevo. C'è l'acquario che costa 700 baht. Sì, 700 baht adulti e
E l'altro 500 baht non lo so se sono... Boh. Comunque è tutto... Non trovi niente di italiano, a parte un ristorante che è mezzo italiano, perché non è che... Cioè le pizze sì, fanno le pizze italiane, ma non sono come da noi. In poche parole. Vabbè. Ok, ci vediamo dopo o domani. Lungomare. Ci sono tante bancarelle e tanti mercatini. C'è un'altalena. E non si vede un cazzo. Comunque. Facendo lo zoom si vede il muso. Vabbè, così non si può fare. Non si può fare così. Ma no, gli altri l'hanno fatto però. Non è giusto che non si può riprendere. C'è anche lì un altro bar sopra. Io quello lo voglio prendere. Là dove c'è la barca. 2,5 euro. Guarda che tanto. È il nostro hotel. Lì ci sono tre. Supermercati. Lo prendiamo. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso al supermercato.
per mangiare. Allora, volevo provare queste patatine, praticamente alle verdure. Boh, chissà come saranno, vi farò sapere. Perché a me piacciono queste cose strane. Queste le abbiamo pagate. Ti ha dato lo scontrino? In teoria dovrebbe darti lo scontrino. Queste, poi abbiamo preso l'acqua che è nel frigo lì. Poi volevo provare questa qua, che praticamente dovrebbe essere, dovrebbe, io l'ho presa a caso perché è diversa, alla fragola, adesso non ho capito se è un tè perché c'è scritto arabo, di tutto di più, e volevo provarla, per cui abbiamo preso questa, e in più ho preso questa qua, il giapponese tè verde. Anche questo mi hanno detto che è buono e volevo provarlo. In totale non so più o meno quanto abbiamo pagato. No, quanto che abbiamo pagato? 110 baht, che sono praticamente in euro. 110 baht in euro. Adesso facciamo il calcolo. Dunque, c'è questo. E l'acqua, che abbiamo preso un litro d'acqua perché durante la sera così ogni tanto abbiamo sete. Allora, tutta sta roba 3,20 euro, non è neanche tanto. Ma poteva darmi, mi ha dato 5 così. Ma c'hai la carta? Fammi vedere come sono. Voglio farvi vedere i soldi come sono fatti qua. C'è i baht praticamente. Sembriamo, allora, sembro che sono ricca, ma alla fine non sono niente. Perché c'hanno 5 baht così. Dove hanno 5 baht? 5 baht in moneta così. Wow. Per un baht. Che sono questi, che strani. Questo è un baht. E questi sono 100 baht. Sì, fatti così. Sono uguali. Sì, sono uguali. Sono tutti uguali, sono 100. Sono 300 baht. E sono le prime monete che abbiamo. Cioè, le prime carte. Poi ne prendiamo altri. E niente. Comunque prima, anche se si vede male perché giustamente non ci sono le luci come si devono. Comunque prima ho mangiato il gelato Dragon Fruit, che praticamente è un frutto che hanno loro qui e si chiama così. E non mi ricordo, sì, il video l'ho messo praticamente. Vi metterò semmai la foto anche, adesso vediamo. Ho mangiato quello, siamo andati un po' in giro, 2 orette, no, neanche 2 orette, perché eravamo alle 10 sul lungomare. Abbiamo fatto il giro per vedere un po' quali negozi ci sono supermercati e negozi. Souvenir e altre cose non le ho ancora viste, ma spero che ci sono, perché io la cosa che adoro è comprare quelle cose lì, tipo calamite, eccetera, per cui boh. L'IVA al 7%. Poi ci sono anche le commissioni, ad esempio 6 euro solo per prelevare i soldi, per poche, cioè per farvi capire, per cui vi consiglio di non prelevare, andate a cambiare i soldi ma non prelevate. Non prelevate tanto. Perché, oppure potete prelevare tanto come ad esempio facciamo noi domani. E anzi, che ore sono adesso? 11. Oh, qui sono le 11, da voi sono le 5. E adesso noi andiamo a letto. Metto su questi qua nel computer, così queste clip che avete visto nel computer. E ci vediamo domani, che è il 4 gennaio. Prima che sto video dure troppo. A domani. Spero che ho detto tutto. Thank you.
spero che ho preso il coso giusto. Quale? Questo qua. Però quello alla... questo lo volevo provare. La pera. La mela. Volevo provare. Non l'avevamo mangiato. Eh? Non l'avevamo mangiato. Quando? Sono prima. Come trasparente che non c'è niente. Adesso cade. Meno male non ci sono i pesci. Aiuto. Mo cado con il telefono in mano. Ci sono le onde. Beh, però pensavo peggio, pensavo che era ghiacciata, invece non lo è. Oh, ma Taddy, stai sempre in mezzo alle palle. Sì. Mamma mia. Per fortuna non ci sono le candele. Sì, vabbè. Le conchiglie. Fammi vedere di là. Riesco a fare una foto, vediamo. Sembra tipo la piscina. Tipo le piscine. Si vede. Facciamo così. Io mi stavo ascoltando. Il bello è che qua gli stranieri fanno delle foto proprio di merda. Cioè, uno si deve fare le foto, sinceramente, se le fa facendosi vedere la faccia, non il culo, come quella lì. A me non è fatto un cazzo se la sto riprendendo. Sto riprendendo quella che si fa le foto per fare capire alle persone che le persone non sono normali. Perché che cazzo vuol dire fare una foto così? Solo per farsi vedere un culo? Ma non l'ho mai capito. Comunque il mare sembra praticamente pesce. Adesso non c'è quasi nessuno.
faccio così e l'allargo. Questa è la pasta bianca. Si mangia. Pesce enorme, ma buttano la moneta. Minchia, se brucia. Mi sono già scottata neanche il tempo di 2 ore. Questo è l'hotel grande, mi fanno anche i massaggi. Ci siamo spostati perché di là c'era troppo sole, poi siccome sono le 2 del pomeriggio qua picchia come non so cosa. E questo piscina, per cui niente. C'è anche la doccia. Adesso andiamo praticamente nell'hotel. In camera. Cosa vuoi? Questo è il corridoio che dobbiamo fare tutte le volte. Pratica. Qua ci sono le sedie da sederti, lì c'è la piscina, un altro corridoio. Praticamente. Poi c'è un altro ancora lungo. Stiamo andando a farci la doccia. E ovviamente a prepararci per stasera, perché qua ormai sono le 6, invece da voi è mezzogiorno e si mangia. Il gattino, il cagnolino. Ah no, sono 2 gattini. Secondo me si chiama i gatti, loro vengono. C'è una cosa assurda. Ma comunque questa è l'entrata della camera. Non l'hanno ancora fatta. No, non ho capito. Allora, questa è la piscina, quella grande dovrebbe essere. Adesso non c'è nessuno perché le piscine chiudono alle 6, ormai è quasi buio. E niente, non ho fatto la camera perché il mio ragazzo ha sbagliato a mettere il cartello invece di fare
la camera ha messo non disturbare, ovviamente è scritto in inglese, e allora siccome ero incoglionito, giustamente adesso abbiamo la camera disfatta e non ve la posso far vedere, ve la farò vedere domani sperando che la faranno. E niente, questa è la piscina, quella grande, c'è l'idromassaggio. E adesso io mi vado a fare la doccia e ci vediamo dopo, così vi dico più o meno che cosa faremo stasera. Ci vediamo dopo, perché sto bollendo. Ciao!